Fino a domenica 24 gennaio prossimo, presso il Palazzo Ducale a Gela, è possibile visitare la mostra fotografica in onore di Don Franco Cavallo, realizzata da Franco Pardo in collaborazione con Croce e Tardi. Espongono gli artisti Gina Pardo e Pino Polara. La mostra, patrocinata dal Comune, può essere visitata dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. L'iniziativa è stata promossa in occasione del 10° anniversario della morte del sacerdote che tanto ha lavorato per i giovani nei suoi anni di docente di religione a Lipsia di Gela e come parroco di San Sebastiano nel quartiere di Sette Farine. Lui è stato un prete all'avanguardia, socialmente amato da tutti i giovani e per Gela è un simbolo, è una persona squisita, eccezionale, anche qualche volta un po' burbero con i ragazzi perché voleva inculcare nella mente dei giovani l'onestà, la cultura e c'è riuscito, perché io mi sono accorto che molta gente che è venuta a vedere la mostra, tutti ne parlano bene e mi portano delle foto inimmaginabili, addirittura foto di matrimoni, foto di battesimo, tantissime foto, perché è stato testimone lui di una cultura alla base, all'insegna naturalmente del nostro Signore Gesù Cristo, che ha voluto donare tutto se stesso, anche quando era ammalato. Lui era sempre in mezzo ai giovani e in mezzo alla gente che aveva bisogno di lui. Questa mostra, come sempre, l'ho fatta in collaborazione con le sorelle, che io ringrazio, che mi hanno portato i paramenti che indossava Don Franco, e molte fotografie che lo vediamo giovane, ripercorre tutte le sue tappe, da quando era bambino fino agli ultimi giorni della sua vita. Dobbiamo ripercorrere ancora tutta la sua storia per cercare di far capire alla gente, alla pochissima gente che non lo conosceva, chi era Don Franco Cavallo.